Ragazzi, oggi siamo a Borgata Serre Marchetto e saliremo al Monte Cucetto. Come ci vale? E adesso iniziamo il percorso. Abbiamo lasciato la macchina subito dopo questa curva. Qui inizia subito il percorso. Il cartello, l'indicazione Monte Cucetto, 1 ora e 50. Attraversiamo questa barra e via subito lungo questo sentiero boschivo. Molto bello, eh? Già salire con la macchina, il paesaggio non era niente male. Incontriamo un altro cartello. Proseguiamo mantenendo sempre a sinistra. Meraviglia, ragazzi. Altro cartello, Cucetto Merla Aquila. Molto ben segnalato questo percorso. Anche oggi, ragazzi, fa un caldo assurdo. Infatti siamo maglietta a maniche corte, ci siamo tolti il pile. Fa veramente caldo. Bella salita, eh. Questo percorso è iniziato in salita e mi sa che finisce in salita. Bello. Bello questo sentiero, ragazzi, perché sulla nostra sinistra sbuca sempre tra gli alberi la figura del Monviso. Bello. Che forte quest'albero, sembra un barbalbero del Signore degli Anelli. Panorama stupendo, ragazzi. Ripetitivo, però non ci sono altre parole. Che forza su questo posto. Stupendo. Forte, eh? Che bellezza! Da qui punto panoramico meraviglioso, tutta la catena montuosa. Monviso, spettacolare. Qui altre indicazioni, Cucetto, Merla e Aquila. Proseguiamo di qua. Eccolo lì, ragazzi. Si vede la croce di Monte Cucetto. Poche centinaia di metri e siamo arrivati. Ragazzi, quella è punta la Merla, mi sembra. E qui, guardate. Che meraviglia! Spettacolare! Bellissimo! Bello, Vale? Che visuale, ragazzi! Monte Cucetto. Che visuale. Fa un caldo assurdo, sembra estate. Bello. Adesso mangiamo e via. Facciamo due riprese. Ci siamo allontanati da Monte Cucetto perché lì siamo
pieno sole, facciamo un aperitivo con torta salata, una birretta, poi ci facciamo un risotto ai formaggi, diciamo. Qui c'è la bellezza qua che aspetta di essere rifucillata. Col drone, ma poche, perché si è alzato un vento abbastanza forte e mi dava segnale di ritorno. Adesso scendiamo e ci vediamo giù alla macchina. Ma ragazzi, siamo quasi vicino alla macchina, mancano poche centinaia di metri. Abbiamo fatto questo giro a Monte Cucetto, 600 metri di dislivello, chilometri sono 3 andare e 3 tornare. È bello, un bel posto, molta gente. L'unica cosa un po' così così è il fatto che al ritorno, essendo molto in discesa, molto pendenza, con questo percorso pieno di foglie secche, polvere ed erba secca, bisogna stare attenti. Io oggi non avevo gli scarponi, ho messo un paio di scarpe da trail, ma era meglio se mettevo gli scarponi. Comunque, per il resto, bello, un bel posto, bello panoramico. Vi saluto, spero che il video vi piaccia. Vi saluta Valentina. Ciao. Ci vediamo alla prossima gita. Ciao.